Il bilancio di un'azienda non è fatto solo del bilancio del conto economico, ma è anche il bilancio dell'aspetto sociale dell'azienda. Quindi una volta, diciamo, soddisfatta l'esigenza primaria, no, del bilancio del conto economico, che è quello che poi corrisponde anche ai nostri bisogni primari, no, l'azienda ha, l'impresa ha una, ha un valore rispetto alla società. Io penso che investire sulla sicurezza sia uno degli investimenti migliori che un'azienda possa fare al proprio interno, perché sono quegli investimenti che poi hanno un ritorno a medio e lungo termine, non solo su un aspetto di carattere sociale o di sicurezza all'interno dell'azienda, ma anche di carattere economico, perché poi, come abbiamo visto poi dagli esempi fatti da loro, ci sono degli esempi che ritornano concretamente. Ma un aspetto che vorrei lanciare, proprio ricollegandomi al tuo tema, è che io penso che il tema della sicurezza debba essere un tema che cominci ad essere trattato all'interno delle scuole, ma partendo dalle scuole elementari. Dobbiamo entrare nelle aziende e dobbiamo entrare anche nelle scuole per far capire che il tema della sicurezza è un valore. Ripeto, a fianco al valore economico e finanziario che le imprese devono conseguire, è importante creare, come dire, sostenere i valori come quello della sicurezza, perché certamente lavorare in sicurezza fa lavorare meglio e quindi fa produrre di più. Per cui il tema della sicurezza è un investimento che l'imprenditore fa, proprio perché si lavora meglio, si lavora con un altro spirito e si lavora quindi di più. Quindi è assolutamente tra le priorità del mio assessorato quello di promuovere corsi di formazione. Poi insomma avremo 7 anni di tempo, dico 7 perché il POR è di 7 anni, per poter fare insieme e raggiungere questi obiettivi.